Campania siamo circa 3.000 guide e altrettanti accompagnatori. Immagini un attimo, a livello italiano, se vogliamo parlare anche su dato nazionale, circa 20.000 guide e circa 20.000 accompagnatori. Di questi, tra guide e accompagnatori, solo 6.000 soggetti sono riusciti ad accedere agli aiuti. Cioè noi abbiamo la stragrande maggioranza, circa il 70% di professionisti, di persone che stanno vivendo grazie ai genitori, grazie agli aiuti dei genitori, grazie a quello che i pochi risparmi che avevano da parte, ma adesso non ce la fanno più. E noi siamo stati lasciati soli dal governo, dalle istituzioni, dalla burocrazia che opprime i cittadini italiani. Abbiamo ricevuto, chi ha avuto la fortuna o chi è a partita IVA ha ricevuto pochissimi, se non nessuno aiuto, dopo essere passato per il gioco delle forche caudine, perché è stato un percorso ad ostacoli, e aver ricevuto per un anno di non lavoro circa 6-7 mila euro. Quindi i politici devono spiegarci come si fa a portare avanti una famiglia con 300-400 euro al mese, per non parlare di chi ancora aspetta la cassa integrazione. Statistica un po' particolare, in quanto io e mia moglie avevamo entrambi la partita IVA individuale, soltanto nel 2001, essendoci sposati, in pratica abbiamo creato un'associazione professionale di guide turistiche e abbiamo unificato, abbiamo una sola partita IVA. Al momento abbiamo fatto la richiesta per il ristoro, per la richiesta per accedere al ristoro, in pratica il sistema ci ha risposto che soltanto le persone fisiche potevano accedere alla piattaforma e non le persone giuridiche come quelle associazioni, società e così via dicendo. Andiamo avanti grazie ai miei genitori pensionati che ormai ci pagano le bollette, ci portano dei soldi in pratica per poter continuare a vivere, anche perché abbiamo una bambina piccola di 12 anni che è in prima media, che praticamente ha bisogno ancora adesso di determinate cose per poter continuare gli studi. No? Per cui non si possono fare più distinzioni tra i vari profili fiscali, perché non stiamo parlando di un paio di mesi di inattività, stiamo parlando di un settore che potrà riprendersi solo quando i voli internazionali, il settore cortocircuitistico saranno tutti. Quindi è veramente un'emergenza, e anche chi come me ha comunque ottenuto alcuni dei ristori sono riuscito a coprirci le tasse. Quindi ho davanti a me una prospettiva lunghissima. Comunque i musei hanno ingressi contingentati, obbligo di prenotazione, e se si può fare altro durante il fine settimana come fare shopping, non vediamo perché non si possa andare nei luoghi della cultura, che sono supervisionati e controllati, e potrebbe essere, non sarebbe sufficiente, ma sarebbe per noi anche psicologicamente, l'idea di poter pian piano recuperare la nostra dignità di lavoratori, di professionisti, di diffusori del nostro patrimonio.